adesso passiamo allora alle domande. Allora, qui c'è uno che dice: quando siamo in presenza di un aumento dell'inflazione legato ad un aumento dei costi, ad esempio delle materie prime, e quali sono le misure che la MMT propone per garantire comunque la piena occupazione e la spesa per i servizi? Ok. Now, when you have commodities induced inflation, like commodities go up and you get inflation, all right? What does MMT propose? What's the proposal by MMT to cope with that and to guarantee full employment and also, services for the citizens? Right. So let's say you have a deep freeze. Short answer. Una risposta corta. You have a deep freeze. Diciamo di avere. And all the tomatoes die. Praticamente c'è una gelata pazzesca e che praticamente distrugge tutto il raccolto di pomodori. I prezzi aumentano. For an economist, that's not inflation. Per un economista questa non è inflazione. Okay. We call that a relative value story. La chiamiamo una storia a valore relativo. Markets allocate by price. I mercati distribuiscono in base al prezzo. So, price of tomatoes goes up, per cui se il prezzo dei pomodori aumenta, questa non è inflazione. Io non sto dicendo che i politici non la chiameranno inflazione, ma questa è un'altra vicenda. Now, because the price of tomatoes went up, dato che il prezzo dei pomodori è aumentato, la questione è questa. Does everybody get a pay increase? Tutti quanti hanno un aumento di stipendio in maniera da poter comprare la stessa quantità di pomodori che compravano prima? If you do that, se si pensa a una situazione di questo tipo, it's not gonna work. Non si capisce che non può funzionare. The price of tomatoes will just go up some more. Il prezzo dei pomodori continuerà a aumentare. There aren't any. There's only a few left. Perché praticamente ce ne sono pochissimi in giro. More money will only create more spending power. E quindi più potere di spesa non porterà che a un aumento ulteriore dei prezzi. It can't create more tomatoes. Non potrà creare più pomodori. E questa è l'inflazione. L'inflazione è quando c'è un eccesso di domanda che fa aumentare i prezzi. Quindi non riguarda la scarsità di un bene di consumo particolare. La scarsità è un problema diverso. C'è bisogno di raccolti più grandi, più agricoltori. Or people have to eat something else. Oppure la gente si deve abituare a mangiare qualcos'altro. When a foreign monopolist raises the price of oil. Per esempio, quando si aumenta il prezzo del petrolio perché c'è un monopolio, oppure aumenta il prezzo del gas naturale. Russia charges Europe five times what natural gas costs in the United States. La Russia fa pagare all'Europa 5 volte di più di quello che il gas costa negli Stati Uniti. That's not a monetary issue. E questa non è una questione monetaria. Okay. And so, there's no reason perciò that because non c'è the motivo the per cui c'è l'aumento del prezzo del gas da parte della Russia. And it raises the consumer price index. Aumenta l'indice dei prezzi al consumo. People call that inflation. E la gente comincia a parlare di inflazione. The right answer is not la risposta giusta to put 10% of your people out of work. Non è quella di licenziare, di lasciare senza lavoro il 10% della popolazione. Hoping that makes Russia lower the price again. Sperando che così la Russia decida di abbassare il prezzo del gas. It's important to have full employment at all times. È importante avere una piena occupazione sempre. Unemployment is a real cost. La disoccupazione è un costo reale. Lost output, lost real wealth. Un costo reale, un costo enorme di perdita di ricchezza. Massive depreciation of human capital. Un enorme deprezzamento del capitale umano. Changing in commodity prices. Il cambiamento dei prezzi dei prodotti al consumo non dovrebbe interferire con la piena occupazione. La cosa deve essere gestita in un altro modo. Non con una politica fiscale che porta alla disoccupazione. È stata troppo lunga la risposta. È stato sgridato.
non si possono fare delle domande, come dire, mi spieghi il senso della vita, perché... cioè, o mi riassuma la Divina Commedia, come dire... Allora, cominciamo, qui dice per quale motivo la MMT non viene accettata da molti economisti. How come most economists would not accept or understand MMT? What's your name? For most economists, per la maggior parte degli economisti, although you can understand, anche se voi la riuscite a capire, it's too hard for it. È troppo difficile da capire per loro. Il problema è riuscire a riconciliarla con quello che loro credono adesso. Loro confondono l'economia reale con l'economia monetaria. Pensano ancora alle cose come se esistesse ancora lo standard aureo. Il presidente Bernanke praticamente ha fatto la sua tesi di laurea sulla grande depressione degli anni 30. Quando ancora esisteva lo standard aureo. E tutto quello che ha fatto nel 2008 would have been the right thing to do. Sarebbe stata la cosa giusta da fare. We were on a gold standard. Se fosse esistito ancora lo standard aureo. But we're not. Ma però non esiste. So it wasn't the right thing. E quindi non era la cosa giusta da fare. He didn't understand it. E questo non lo capiva. Ok, allora. Ok, il meccanismo europeo di stabilità, cosiddetto salva stati, è il colpo finale alla sovranità degli stati, o che altro? Cosa ne pensa? What do you think of the European stability mechanism that's supposed to be the final straw to the monetary sovereignty of the states in Europe? You know, what do you think about that? È come stare in piedi in un secchio e cercare di tirarsi su prendendo il manico. Ecco, tutti quelli che hanno dei problemi di debiti, se si mettono tutti insieme e iniziano a mettere dei titoli, somehow the total is better than the... Certo, ovviamente l'unione farà la forza. The problem is only the issue of the currency. Il problema è che solo l'emissore della valuta can support any banking system. Può sostenere qualunque tipo di sistema bancario and any necessary deficit spending. E qualunque tipo di spesa a deficit. Because only the perché solo l'emissore della valuta non è limitato dai problemi di prestiti e di esazione di tasse. Bisogna essere prima in grado di spendere e poi di riscuotere le tasse. I singoli paesi europei adesso non sono in condizioni di farlo. Devono prima tassare e contrarre prestiti prima di poter spendere. Ed è per questo che usavo la definizione di prociclici. Quando sono in un ciclo in salita, possono prendere a prestito e spendere. Quindi sempre più intensamente, fino a quando c'è il punto di crollo. Però quando il ciclo va verso il basso, è necessario ridurre, tagliare, e quindi la situazione peggiora. Si trovano bloccati in una posizione in cui spingono sempre nella direzione sbagliata. Non è colpa loro. Ok, allora la domanda qui dice: la finanza speculativa potrebbe influenzare la tabella dei cambi una volta tornati dalla lira a nostro svantaggio?
e le lobby finanziarie come potranno girare a loro vantaggio l'applicazione della NFT. Ok, let's say that we go back to the era. How would financial speculation be able to interfere with exchange rates against speculating on the exchange rates against us? And also, can the financial lobbies use MMT to their advantage? Okay, so if the people operating the currency, se le persone responsabili della valuta, the government that issues the currency, cioè il governo che emette la valuta, understands its own currency, capisce come funziona la sua valuta, it would not have a problem with speculation. Non ci sono problemi di speculazione. Second of all, secondo punto, understands MMT. Chi capisce l'MMT? I know from first-hand experience, per esperienza diretta, Morgan Stanley, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Nomura, Credit Suisse. Credit Suisse. The people I've talked to, ecco, ci sono persone che hanno letto il mio libro, l'hanno capito e ne abbiamo parlato. Barclays. Probabilmente potrei entrare anche più nel dettaglio. Comunque, ci sono svariati. Ce ne sono parecchi che la capiscono, diciamo. They try and use it to make profits. Certo, cercano di utilizzarla per fare profitti, per fare utili. These are the ones who understood that. Sono questi che capiscono when the US was downgraded, che interest rates were not going to go up. Quando gli Stati Uniti sono stati declassati, i tassi di interesse non sarebbero saliti. So you have the e quindi c'erano poi, pension funds, per esempio, i manager ignoranti dei fondi pensionistici, like PIMCO was very visible, come PIMCO, per esempio, che è particolarmente conosciuto, selling all their bonds because che they were afraid of default. Vendevano i propri titoli perché avevano paura di un default. I assure you these dealers e vi assicuro che questi dealer non rimarranno mai senza titoli. Ok, in che caso e a quali condizioni si potrebbe apprezzare la lira dopo l'eventuale uscita dall'euro? Ok, new lira after the euro, in what instances the lira could appreciate? Well, I think at first it could appreciate. Beh, inizialmente si apprezzerebbe. If it's done the way I specified. Ovviamente se le cose vengono svolte nella maniera che vi ho spiegato prima. Very simple. Molto semplice. You start taxing in lira. Si comincia a imporre la tassazione in lire. And the government makes all payments in lira. E il governo comincia a fare tutti i pagamenti in lire. You don't convert bank deposits. Non si convertono i depositi bancari. Leave the rest of the private sector. Si lascia da parte il settore privato. E poi si dice ai possessori di titoli che aspettino un attimo, bisognerà pensare a come procedere da quel lato. In questo caso io mi aspetterei che la lira potesse essere molto forte inizialmente e poi dovrebbe stabilizzarsi e poi da lì si potrebbe procedere. Ok, allora, mentre lui continua a cercare sui foglietti, voglio aggiungere una cosa. If all the member nations, se tutti i paesi membri stop taxing in euro tomorrow, smettessero da domani di tassare in euro e cominciassero a tassare nella propria valuta, the value of the euro would go to zero. Il valore dell'euro calerebbe a zero. And all their bonds would be gone. E ovviamente tutti i titoli praticamente svanirebbero nel nulla perché sarebbe una valuta che non vale niente. All the public debt would be gone. E scomparirebbe anche il debito pubblico. Taxation ceases in a currency. Praticamente, quando la tassazione in una determinata valuta cessa, the value goes to zero. Il valore cala a zero. The tax is the source of value. Praticamente, la tassa è la fonte di valore. It only takes one tax to give it back.
praticamente basta una tassa sola perché si crei questo valore. When Italy first started taxing quando l'Italia ha cominciato a tassare in euro, tornando alla lira, la banca centrale mette gli euro in riserva, i cittadini vendono gli euro per avere lire. Cosa ne fa poi la banca centrale di tutti questi euro? Ok, we go back to the era and you say that you know, the citizens would try and exchange euro deposits to get euros and stuff. And so all these euros would go back to the central bank. So what does the central bank do with them? No, the individuals would buy their le persone che comprassero lire sul libero mercato. Not from the central bank. Ah, le persone comprerebbero le lire. No. Okay, he says what you said. You said that you know we need to go back to the euro and have euro deposits. Yes, individuals. Yes. You know, I sell these euros to get euros to function in my society. You sell them in the open market. Yeah, and where the euros go to what? Wherever we want. Okay, carry on. Okay, allora sì, c'è una piccola incomprensione. Cioè, quando il cittadino che si ritrovasse con la nuova lira e un conto corrente in euro e vuole liberarsi di questi euro per ottenere lire, per pagare le sue tasse, per vivere nella sua nazione in lire, questi euro vengono venduti sul mercato aperto, quindi non è che vanno a finire alla banca centrale, semplicemente vengono acquisiti da qualcuno che ti dà delle lire in cambio di un prezzo di euro. Il governo farebbe tutti i pagamenti in lire. E quindi? Quindi praticamente la vostra busta paga sarebbe in lire. Praticamente il governo avrebbe un deficit in lire. When you sell your euros, you said something here. Who has the euro? Well, it's just like today when you sell è un po' euros for dollars. Somebody else. Praticamente così. People are comfortable with themselves. So these euros. Aspettate che stanno dibattendo la questione. Aspettiamo che si capisca. Cioè voi dovete capire che noi cittadini abbiamo dei conti correnti, dei risparmi che sono ridicoli rispetto a quello che uno Stato intero spende in un singolo giorno. Basta praticamente la spesa dello Stato nelle nuove lire per un giorno per avere abbastanza lire in giro da per pagare i conti correnti di tutti. Questo è il punto. Okay.
E nessuno è obbligato. E tra l'altro non è che siamo poi tutti costretti a correre la mattina dopo a vendere tutti questi euro, non è un fenomeno che accade il giorno dopo. Most people think people get paid in lira will go sell for Europe, right? Okay. E molti pensano che la gente quando è pagata in lire immediatamente le va a vendere per gli euro. It's a two-way market. È un mercato che va in due direzioni. Yeah, somebody sells their business, gets paid in lira. Alcuni, per esempio, che vendono la propria attività la possono vendere in lire. At some price. Quindi qui c'è un'altra domanda che ci ringraziamo. La posso rispondere io perché l'ha spiegato tutta la mattina, cioè tutto il pomeriggio, cioè è corretto dire che oggi i titoli di Stato vengono usati come pronti controtermine per regolare i tassi e la quantità di moneta? E la risposta è sì e no, nel senso che questa è la funzione dei titoli, dovrebbe essere la funzione dei titoli, però col problema dell'euro no, perché oggi i nostri titoli vengono emessi per finanziarci, perché questa mostruosità dell'euro ci ha portati a a essere costretti a ritornare come quando avevamo lo standard euro, cioè che mettevamo titoli per finanziarci. Quindi la risposta è sì, in teoria, nell'euro no, nell'euro purtroppo oggi i titoli servono per finanziarci. Ok. Ok, cosa succederebbe, cosa accadrebbe secondo lei all'euro, paesi zona euro, se l'Italia e solo l'Italia uscisse dall'euro e cosa succederebbe in particolare alla Germania? But what would happen to, you know, the Eurozone if Italy defaulted from the euro, and what would happen to Germany? Io non penso che succederebbe niente di particolare a nessuno. Se volessero commerciare con l'Italia dovrebbero cominciare a usare di nuovo le lire e viceversa. E quindi se si va in vacanza bisogna cambiare soldi come si faceva prima. Ma è un sistema molto inefficiente. Avrebbe più senso avere un'unica valuta. Ma la gestione della valuta deve avvenire per scopi pubblici. Se gestissero la valuta in maniera tale da avere una piena occupazione, una prosperità quindi, non saremmo noi tutti quanti qui a parlare. Il problema è la cattiva gestione dell'euro. Quindi la risposta sta o nel correggere questa cattiva gestione o di farselo meglio da soli. Ok, allora qui è una domanda che ci riporta a... Vabbè, va bene, giusto ripetere i concetti base. In uno Stato con la propria moneta, com'è possibile che questo possa stampare denaro quasi senza limiti, oppure quali sono i limiti? You know, sovereign currency, national currency, sovereign state, you know, can it, is it possible that they can print money, issue money, no limits, or what are the limits? When you have your own currency, quando avete una vostra valuta, il modo migliore per pensare alla spesa pubblica è che è dire tutti i tipi di spesa richiedono che venga stampata la moneta. E anche la tassazione dipende dalla moneta che viene stampata. Quindi la spesa fa aumentare, diciamo, i numeri verso l'alto e la tassazione li fa calare verso il basso. E l'unico modo in cui ci possono essere dei risparmi è se il governo spende di più di quello che tassa. Perché altrimenti da dove verrebbero? Se avete, per esempio, in tasca una banconota da 10 euro e qualcuno l'ha spesa e non è ancora stata tassata, altrimenti non ce l'avreste. Circuit theory? Ah, la domanda me la
lingua anche italiana, se non sapete. Dice: che cosa ne pensa il professor Mosler del circuitismo? Circuit theory is absolutely correct. Il circuitismo è una teoria assolutamente corretta. At least all that I've seen. Per lo meno per quello che ne ho visto io. But it's incomplete. Però è incompleta. It doesn't start at the beginning. Non comincia dall'inizio. It starts by saying, comincia dicendo firms hire people, le aziende assumono dei dipendenti, they borrow from the bank to pay them, prendono a prestito dei fondi dalle banche per poterli pagare, sell the product, vendono i loro prodotti, get the money back, per riuscire a riguadagnare questi soldi pay off their loans, e poter restituirli poi alle banche da cui hanno ricevuto dei prestiti. But the question left unanswered, ma la questione che rimane ancora irrisolta, why do people work for the money in the first place? Perché la gente deve lavorare per guadagnare dei soldi? When I explained this to a quando questo io ho cercato di spiegarlo al professor Alain Parguez 15 anni fa, he added that to circuit theory. Lui questo l'ha aggiunto al circuitismo, alla teoria. And he was rejected by all the circuses. E tutti i circuitisti l'hanno mandato a quel paese. But he stayed with it because he knew it was correct. Però lui è rimasto fermo sulla sua posizione perché sapeva di aver ragione. To his great credit. E a suo beneficio, bisogna dire, and intellectual honesty. Che ha una grande onestà intellettuale. Allora, perché non si taglia la testa al toro mettendo mano ai trattati e rendendo l'euro moneta sovrana, o meglio sovrasovrana, in modo da poter usufruire delle potenzialità virtuose, delle potenzialità virtuose connesse? Ok, if I understand this correctly, basically, why don't you get transport to the United States of Europe with the Fed, Central Treasury, changing the treaties? Well, Europe's already there. Beh, l'Europa esiste già. All it requires is better management. È necessario solo che venga gestita meglio. And my proposal is to get very close to what the United States is. Ma my proposal. La mia proposta è molto vicina a quella che viene prospettata con questa domanda. Cioè quella distribuzione famosa del 10% di cui avevo parlato prima è molto vicina a quello che fa il governo federale negli Stati Uniti. Il nostro deficit negli Stati Uniti a livello federale è circa l'8% del PIL. That means the states e questo significa that. Che non lo devono fare gli stati. So they stay solvent. Per cui mantengono la loro solvibilità. So I propose the European Central Bank. E quindi io propongo che la Banca Centrale Europea deficit spend, spenda a deficit 10% of GDP. Il 10% del PIL. Now I called it a distribution, but it's a deficit. Questa io la io questo l'ho chiamato contributo, distribuzione, ma in realtà sarebbe una spesa a deficit. In questo modo non lo dovrebbero fare i singoli paesi membri. Perciò praticamente più o meno la stessa cosa, cioè il meccanismo già esisterebbe. L'emissore della valuta deve essere poi quell'ente che gestisce il deficit. That's the transformation required. Ed è questa la trasformazione che è necessaria. And it can be done within the e si può